voglio andare molto lontano, ma molto da qui. Cosa succedeva in questo bagno? Uff, ti dispiacerebbe. No! 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 La mia non mi ha portato neanche un regalo. Anche se sono triste, mi piace come va la mia vita. Ti hanno seguito perché avevi giocattoli. Quindi pensavano che tu portassi un bambino. Adesso siamo passati al secondo obiettivo, sono le donne. Noi siamo qua, siamo riuniti a pavoneggiarti adesso delle tue donne. Volete che rimanessimo senza la mamma? E impaurite anche? Cazzo, sento una folata di vento fortissima. Oddio! Dai, mi guarda negli occhi, con degli occhi che io non glieli so descrivere, diabolici. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Mi trovo per puro caso in una colonia abbandonata infantile con i PR, che sono qui insieme a me, che non si vedono ovviamente, perché siamo al buio, e non so in verità cosa mi aspetta perché mi hanno chiamato all'ultimo momento, quindi niente, vi porto con me e vediamo cosa ci aspetta in questo viaggio. Andiamo a prendere quel bastardo. No! No! Questi sono quelli della colonia che volevano che i bimbi andassero nelle colonie, però, capito? E poi non vi è sembrato un rumore da... che c'è il letto di là? Sì. Del metallo? Esatto. Vorrei sapere con chi stiamo parlando. Ma che razza di domanda è? Oddio. Oddio. Proprio una frase secca sul singolo rigo. Cioè, allora. C'era solo quella su quella riga lì. Cioè, dimmi se gli dà fastidio che non hai mandato qua tuo figlio. Perché andiamo a prendere quel bastardo, è riferito a... Mamma mia, fortissimo, ragazzi. In vacanza. Ragazzi, in queste stanze, ve lo dico. Ma in queste stanze dietro, secondo me, a me mi dispiace dirlo, ma venivano fatti degli abusi. Sì, anche perché sono quattro stanze così buttate lì, cioè... È un po' come le stanze della chiesa sconsacrata, non ha senso che ci sia. Sembra quasi stanze di... Poi perché è collegamento diretto col bagno così... Poi dietro al bagno... Sono quattro stanze... Ancora? Cosa? Mi sono sentita toccare qua adesso. Ancora? Deborah non l'ha mai detto una cosa del genere. Allora, il bagno è un luogo intimo. Sì, sì, i bambini hanno di qui. E poi ci sono delle stanze con dei letti qui dietro. Stanze dopo? Cioè, cosa vuol dire? Anche perché il bagno semmai è dopo le stanze, infatti. In fondo, non prima di accedere alle stanze. Ma qua per andare lì ci devi passare per forza. Lì cioè. C'è ancora la roba. Cioè, un po' tutto strano. Gestito un po' strano. Dovevo portare qui mio figlio in vacanza. Se esce un sì, io me ne vado, ve lo dico. Sentì. Senti. No, sì, è un senti. Un sentì. Un secondo, scusa. Sentì okay. Sbattere la portiera. Però senti. Senti sbattere la macchina quando lo portava qui. No. Però senti, la prima è l'ultima e ricordiamo che non è che possiamo beccare. Sì, sì. Ma scusa, non può essere un senti, ascoltami. Sì, tipo da ti queste... sto già parlando, te lo sto già dicendo, te l'ho detto prima. Ma da queste parti, tipo, ascolta,
E cazzo di domande fai? Certo lo dovevi portare qui. Cioè, neanche te lo sto a dire, capito? Sì, anche perché ricordiamo l'epoca in cui è stata costruita questa colonia, epoca fascista, sì. Quindi erano molto rigidi. Molto. Però, anzi, la sensazione che si provano in quelle stanze è veramente... Ma sinceramente io più che... Ma anche qua non ti senti tanto tranquillo. No, ma perché siamo, siamo in direzione della... Anche io ho tuttora il giramento di testa, infatti sono un po'... Io ho la sensazione che arrivi qualcosa da... Sono tre aperture. Io faccio fatica a respirare, sento proprio pesantezza in testa. Oh, cosa facevano in questi bagni? Ecco, andiamo a punto caldi. A seconda della risposta facciamo una cosa, ragazzi. Lasciamo qui i giochi, la strumentazione, e noi ci allontaniamo. E carion. Tutto, carion, giochi, tutto quello che può fare rumore lo lasciamo. Grazie, ma che cazzo, adesso mi sono sentito per i capelli qua. Io carion lo punterei di là. Io comunque, ragazzi, non sento più niente. In che senso? Ah, ok, ti è passato. Ma no, sono addirittura leggera, insomma. No, meglio. E che sei passata dalla loro parte. Ma cosa sei? Cos'è? Ma sei tu o cos'è? Ma io cos'è? Sono fermo. Cos'è che si sta muovendo? Io pensavo che eravate voi. E io pensavo che fossi tu che ti muovevi. No, no, è qualcosa tipo che spreca. Sì, sì, brava. Io non sentivo un cazzo. No, no, ma era forte. Io davo per... Sì, era sì, così, sì. Da dove arriva? Brava. Era un così, sì. Cosa c'è? Il movimento di pantaloni. Sì, sì. Sì. Ma ragazzi, ma da dove arriva? Era qui, qua. Qui. Io lo sentivo qui. Le divise, come erano le divise? Hanno i pinocchietti. Cioè, no, no, i bambini. Vai a sapere. Anche perché chi è che teneva questa colonia? Ah no, questo non lo sappiamo. Però se erano colonie, c'erano educatori, sia maschi che femmine. Secondo me. Sì. Sono qua. Facciamo la domanda. Anche perché venivano, quando venivano le alte cariche proprio della chiesa, perché venivano? Perché comunque era gestito dalla chiesa, anche. Vabbè, fare le nuove centenni. Comunque proprio c'è una sensazione orribile alla testa, eh? Orribile. Ok, facciamo questa domanda, vediamo un attimo e farla con la prova lì col gioco. Vorrei però lasciarlo qua. No, dopo facciamo col gioco. Cioè, lasciamo qui dopo. Okay. Cosa succedeva in questo bagno? Uff, ti dispiacerebbe. No, raga, mamma mia. 4 su 4, ragazzi, non è possibile però. Sono raga. Ma non mi... Cioè, ma è proprio anche da violenza psicologica. Ecco perché ci sentiamo così qua. Cioè. Mamma mia. Ho dei giochi, volete giochi? L'hai sentito? Vieni. Cos'è? Vieni. L'ho sentita anch'io. Ho io ho sentito una voce, ma l'ho sentita anch'io. Vieni. Io ho sentito un rumore, l'ho sentito. No. L'ho percepito come rumore. L'ho sentita anch'io. Hai presente quello del ristorante? Via. Dica, questa, vieni. Questa la dobbiamo risentire bene, eh. Questa. Ma tu l'hai sentita? Sì. Io ho percepito. Una voce, ma non ho sentito. Vieni. No, io l'ho capito subito. Ma è una voce. Vieni. No, l'ho sentita anch'io, ragazzi. Ah. Vieni. Vieni dove? Mamma mia. Volete dei giocattoli? Allora, scusa. Vabbè, c'è la fine dell'unghia, parte della strada. Ti sto seguendo.
Cosa? E ti sto seguendo, ragazzi. Ma dove l'hai visto? E io lo vedo da qui, guarda qui. Ah, sotto sì, sotto l'unghia, sì. Ragazzi, stavo leggendo sotto io. Sotto l'unghia, ragazzi, ti sto seguendo. C'ho i giocattoli. Ti sto seguendo per questo. Ecco perché ti sei sentita seguita dall'inizio. Sì, ma adesso... No, questo è un gioco che ha portato... No. Che ha portato Roberta. Ha portato E ripete... Quello che uno dice. Quindi nel caso parli quando non c'è nessuno e da andar via subito. Lascio qui. Ti lascio qui. Ciao. 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 Ah sì sì sì, è gioco. Ha detto ai ai ai, però ragazzi, non l'avete detto voi ai ai ai. Adesso l'ho detto io, ma ha detto ai ai ai, cioè poi guardiamo la registrazione. Ha detto ai 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 ai. Sì, infatti. Non allora. L'ho detto nessuno. E nessuno di noi ha detto ai 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 ai. Io sono, sto benissimo io adesso qui. Io qui sto benissimo. Cominciamo, ci allontaniamo un attimo. Io invece mi sento qualcuno che mi segue. Allora vai di fronte, la pausa la facciamo di là. Anzi, cerchiamo di stare in più in silenzio possibile adesso. Raga, io adesso veramente non voglio essere presuntuoso. Ma se non invitavo Roberta, queste cose qui non le avevamo. È vero. Non mi piace. Mm? Se non invitavamo Roberta, ecco quello che ci è mancato l'altra volta. Sì. Adesso non vuoi dire perché ti ho chiamato qui per questo, se è il motivo. Però era importante. No, no, possiamo ragionare. Sai che mi lamento, ma poi alla fine mi piacciono queste cose. Però la struttura è molto grande. Sì. Boh, andiamo. Thank you.